Grande attenzione quest'anno al binomio longevità e dieta mediterranea, all'insegna di un modello, quello marchigiano, basato sul connubio fra tradizione e innovazione, modello che, studi scientifici alla mano, pare essere un vero e proprio elisir di lunga vita. Ben 600, pensate, i centenari presenti nella nostra regione. Se ne è discusso con autorità ed esperti del settore in un convegno organizzato dall'IRCA in occasione della giornata inaugurale di tipicità. Vediamo il servizio. Quello che noi perseguiamo è l'innovazione, ma facendo tesoro della tradizione. Innovazione scientifica e tradizione rurale insieme per garantire la longevità di domani. Questo è il messaggio lanciato dal convegno Dieta Mediterranea e Civiltà Rurale, viatico per i centenari marchigiani, organizzato dall'IRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura degli Anziani, in occasione della giornata inaugurale di tipicità. Partendo dai mutamenti nello stile di vita e dunque nell'alimentazione degli ultimi 50 anni, di cui ha relazionato il professor Leonardo Seghetti, si è cercato di sottolineare insieme agli specialisti medici dell'IRCA, il dottor Paolo Scendoni, il dottor Bruno Mistretta e il dottor Paolo Orlandoni, l'importanza dell'alimentazione e il ruolo della nutrizione nella prevenzione di osteoporosi e sarcopenia. Professor Seghetti, dalla stagionalità al fast food, come è cambiata la nostra alimentazione nel tempo, purtroppo non più legata alla stagionalità? La stagionalità ormai è persa ed è persa anche dal punto di vista climatico. Ormai abbiamo visto che non c'è più una differenziazione netta tra le varie stagioni, ma quello che è più drammatico, manca la stagionalità nell'alimentazione. Il fast food d'altronde propone sempre dei cibi che sono standard e che hanno dei requisiti e dei canoni ben specifici. Invece la vecchia alimentazione fatta dal mondo agricolo era basata sulla grande stagionalità e con il periodo invernale il fatto del maiale, il maiale che doveva far sopperire poi tutto quanto il periodo invernale perché la campagna produceva poco e quindi il fatto stesso che del maiale non si buttava niente, ma spesso l'alimentazione del mondo agricolo era legata alle festività dei santi. Perché? Perché c'era una credenza, c'era un rispetto, non voglio dire e giudicare queste cose, ma ad esempio il 2-3 febbraio si festeggiava San Biagio e quindi le famose ciambelle di San Biagio che dovevano proteggere, secondo il detto popolare, anche a quello che erano i mal di gola per arrivare a San Giuseppe, per arrivare all'estate, alla trebbiatura, la convivialità. Quindi la dieta mediterranea si basava fondamentalmente sull'evolversi delle stagioni, sul mantenere tutto quanto quello che era la biodiversità, soprattutto legata a, sia alla stagione ma a quello che la stagione poi proponeva. Oggi chiaramente questo non è possibile perché oltre 30 milioni di persone tutti i giorni mangiano fuori casa e di conseguenza si mangia quello che si trova e chiaramente si va sempre a preferire il piatto monopiatto, ma cosa aberrante, il monopiatto esisteva anche nel mondo agricolo, unico piatto meraviglioso, pasta impastata a mano, acqua e farina con i legumi ed era il piatto unico della tradizione. Dottor Pietro Scendoni, osteoporosi e sarcopenia, patologie emergenti? Sì, indubbiamente è un problema emergente perché con il passare degli anni la popolazione invecchia e l'apparato osteoarticolare è quello che poi degenera. L'osteoporosi e la mancanza di muscolo, cioè la sarcopenia, sono poi due facce della stessa medaglia. Se possiamo dire che l'osteoporosi ha prevalenza donna, la sarcopenia ha prevalenza uomo, ma poi gli effetti sono gli stessi, cioè la fase di fragilità che porta l'osso poi a fratturarsi, quindi mettere in campo tutte le strategie da quello che è la nutrizione, l'alimentazione, il movimento, l'attività fisica quindi, e anche aspetti che riguardano la dieta mediterranea, abbiamo parlato della convivialità, il fatto del mangiare, il mangiare conviviale, avere tempo e come si dice la piccola cosa del masticare più che ingoiare sicuramente è la chiave di volta per affrontare queste problematiche. Ecco, ha parlato dell'importanza della prevenzione che deve iniziare addirittura fin dall'età pediatrica.
Indubbiamente, perché è nell'età pediatrica che l'osso e il muscolo si accresce. Quando arriviamo all'adolescenza, fino all'età adulta, possiamo avere sempre la possibilità di aumentare in quantità, in qualità dell'osso e del muscolo. Poi nell'invecchiamento contrastare questa decadenza sicuramente è più facile, ma se partiamo già da valori bassi all'adolescenza, come l'anoressia e il paradosso, indubbiamente è una guerra persa. Dottor Bruno Mistretta, una patologia emergente, la sarcopenia, quali sono le sue cause e come diagnosticarla e quali sono i rimedi? Allora, per quanto riguarda le cause di sarcopenia, riconosciamo, abbiamo visto dei fattori per cui abitudini di vita e comportamenti possono modificare l'evoluzione, invece fattori che noi definiamo intrinseci, quindi non modificabili. Allora, tra i fattori insomma, intrinseci c'è l'invecchiamento chiaramente, quindi la riduzione degli ormoni sessuali maschili e femminili, gli ormoni tiroidei e così via, gli ormoni corticosteroidi, la componente ormonale diciamo, è molto importante. Poi la comparsa di patologie neurodegenerative, che portano quindi una riduzione della massa muscolare per perdita dei motoneuroni e infine poi abbiamo forse quelle più importanti perché è possibile interferire insomma, con questi fattori per in qualche modo rallentare lo sviluppo e la progressione della malattia, che sono proprio l'immobilità, l'inattività fisica, e la malnutrizione e il malassorbimento. Quindi per quanto riguarda chiaramente l'immobilità è importante quindi un'attività motoria che sia effettuata in maniera graduale e progressiva, più volte la settimana possibile, integrando quindi sia attività di forza, quindi con sollevamento di piccoli pesi, che attività invece di tipo di resistenza. Io non propongo solo un'attività quindi abbastanza statica da svolgere a casa, ma un soggetto anziano che ha la capacità anche una bella camminata, un'attività magari più ricreativa come il ballo, sicuramente migliora quindi la forza, il tono dell'umore e quindi di conseguenza anche la voglia di fare, di muoversi sempre di più. Ecco. Il ruolo della nutrizione nella prevenzione e se vogliamo anche nella cura della sarcopenia è molto importante, in quanto va fornito all'organismo il substrato, quindi diciamo gli elementi per poter frenare la perdita di massa muscolare o ricostituirla. Quindi è molto importante che nell'alimentazione dell'anziano sia conservata la quota proteica, soprattutto quindi carne, uova, pesce, formaggi, che non devono mai mancare addirittura in tutti i tre pasti della giornata. Quindi diciamo, l'errore di concentrare il pasto proteico solo o a mezzogiorno o a cena è un errore, in quanto proprio per la fisiologia dell'anziano l'anziano ha bisogno di assumere quantità di proteine in tutti i tre pasti per poter sintetizzare il muscolo e quindi garantire poi il movimento, che sappiamo essere importante nella prevenzione e nella cura di molte patologie tipiche dell'anziano, quale il diabete, l'arteriosclerosi, eccetera. Quanto conta aver avuto una corretta alimentazione e nutrizione in gioventù per prevenire questo fenomeno? Ma direi che la prevenzione in gioventù sta sempre più dimostrando importante, e quindi direi non aspettare l'età avanzata o l'inizio di patologie per occuparsi di nutrizione, ma in qualche misura la buona alimentazione va attuata in tutte le età della vita, chiaramente in base alle esigenze che le varie età della vita hanno, bisogna affidarsi ad un esperto in nutrizione per capire quelli che sono le esigenze nutrizionali migliori e quindi il tipo di alimentazione che ci può assicurare una qualità di vita migliore. Presenti al convegno anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l'assessore regionale all'agricoltura Anna Casini, che ha ricordato l'importanza della collaborazione IRCA-Regione nell'ambito del progetto Longevità Attiva in ambito rurale. Sindaco Paolo Calcinaro, oggi parliamo di longevità, oggi parliamo dei 600 centenari che ci sono nella nostra regione, diversi a Fermo e lei ne ha festeggiati anche alcuni. Beh, di certo questo ormai non è un segreto delle Marche, no? Il vivere bene, il vivere slow, no? E poter quindi con questo approfittare per una longevità
attiva, non passiva, non remissiva, ma una longevità poi portata anche alle tre cifre, no? E questa è una caratteristica della nostra regione, ormai anche della nostra provincia, ed è giusto che se ne parli e si studi il fenomeno. Anna Casini oggi qui per parlare della Regione Marche come terra di longevità, soprattutto come terra di longevità attiva. Allora, parliamo di un argomento al quale io tengo in particolare, che è l'agricoltura sociale, in questo caso la longevità attiva. Abbiamo un accordo con l'IRCA che è stato già sperimentato, 122 anziani, 8 aziende, e il risultato è stato 100% di anziani felici, quindi benessere sicuramente, 66% di anziani che hanno iniziato e dicono che hanno iniziato a mangiare meglio e a stare più attenti all'alimentazione, e che hanno iniziato a muoversi e quindi a fare movimento in più. Quindi sicuramente riuscito, in questo PSR ci sarà un bando proprio specifico per l'agricoltura sociale e in questo caso per la longevità attiva. Quindi un buon esempio di proficua collaborazione tra enti diversi? È un buon esempio, infatti noi non ci siamo azzardati ad affrontare un problema come quello degli anziani senza un supporto scientifico. Quindi sono molto felice che il supporto scientifico ci sia stato e della sinergia che c'è con l'IRCA, perché questo lavoro viene fatto insieme dalla Regione Marche, dall'Assessorato all'Agricoltura e dall'IRCA. Unico ente nazionale ad occuparsi di ricerca scientifica relativa all'invecchiamento, l'IRCA collabora da tempo con la Regione Marche nello sviluppo di progetti nell'ambito della longevità attiva, così il direttore generale dell'Istituto, dottor Gianni Genga. L'Istituto, come diceva lei, è unico a livello nazionale, che è un istituto a carattere scientifico che si occupa di tutte le tematiche legate all'invecchiamento della popolazione. Lo fa in un contesto di ricerca, lo fa in un contesto anche di assistenza. C'è alcuni ospedali, insomma, a livello regionale, a livello anche in altre regioni. In questi ultimi anni l'IRCA ha anche sviluppato tutta una serie di attività e di attenzione sempre legate all'invecchiamento che approfondiscono in maniera più attiva, no, la longevità, la buona longevità, quindi cercare di passare da una logica prettamente di tipo assistenziale e di cura ad approfondire tutte quelle situazioni che possono favorire il buon invecchiamento della popolazione, e questo in una regione come le Marche, la più al più alto indice di vecchiaia del nostro paese ed una delle regioni più longeve del mondo. Quindi è una tematica che l'IRCA, rispetto alla quale l'IRCA si propone anche di essere sempre più punto di riferimento, insomma, ecco, sia a livello locale, già lo è, che a livello nazionale. Numerose attività nel campo della ricerca da parte dell'IRCA che tra l'altro sta anche collaborando attivamente con la Regione. Sì, noi stiamo portando avanti tutta una serie di progettualità, tutte su base scientifica, alcune di queste si occupano proprio delle tematiche legate alla longevità attiva e in particolare longevità attiva anche in ambito rurale. Recentemente si è concluso un progetto, devo dire, insomma, estremamente interessante della nostra regione, portato avanti insieme all'assessorato dell'agricoltura. I risultati di questa ricerca confortano veramente, insomma, a fare in modo che si vada sempre di più in questa direzione, cioè favorire tutte quelle situazioni che possono fare in modo che le persone, mentre invecchiano, lo facciano in maniera positiva, e quindi allungare il più possibile il tempo in cui poi inevitabilmente avverrà quella fase del decadimento psicofisico. IRCA presente in fiera anche con un proprio stand, ove è stato possibile per tutti i visitatori prendere parte ad uno screening gratuito per la prevenzione dell'osteoporosi, e dove è stato presentato al pubblico il progetto Nonni e Nipoti, ispirato all'importanza di condividere e tramandare i saperi della tradizione rurale per assicurare la stessa longevità anche alle generazioni future. Ecco, lei ha ricordato, diciamo, un aneddoto interessante. Oggi abbiamo diversi centenari, ne abbiamo 600 nella nostra regione, e sono persone che comunque hanno sofferto la fame, che hanno fatto le guerre. Quindi domani quanti ne avremo e come sarà la loro qualità di vita?
La domanda che ci facciamo infatti è che forse questa, l'aumento degli anni per chi nasce adesso non è quello che è stato in passato, probabilmente perché la qualità di vita, lo stile di vita mediterraneo, che non è soltanto alimentarsi e nutrirsi, sta cambiando, e anche nei bambini che non raggiungono un grosso picco di massa ossea in adolescenza o in età adulta, quindi l'arrivano con scarso ossa, scarso muscolo e con abitudini di vita che poi predispongono alla fragilità sia anche dell'osso, ma anche alla fragilità di tutta quella che è la patologia, no, diciamo, dell'invecchiamento degenerativa cardiovascolare, sistema nervoso, eccetera. E noi all'IRCA stiamo promuovendo un nuovo discorso, un nuovo progetto che è quello NN, cioè nonni nipoti, tramandare la tradizione ai loro nipoti con la loro autorevolezza nello stile di vita, nell'alimentarsi, nel muoversi, di fare a meno di grande tempo davanti ai media, televisori, eccetera, eccetera, e quindi vivere un po' di più all'aria aperta, ma facendo tesoro di tutta l'innovazione che oggi abbiamo la possibilità di avere.